io chiedo scusa se magari ripeterò delle cose che sono state già dette stamattina, purtroppo sono arrivato tardi e quindi non ho potuto ascoltare le relazioni di questa mattina, può darsi che ripeta qualcosa. Ecco. E dicevo, un prezzo molto alto che deriva dalla distrazione, chiamiamola così, dall'indifferenza, dalla disinformazione o da veri depistaggi culturali e politici che ci sono stati ormai da 30 anni a questa parte. Milano negli anni 70, diciamo, oggi paghiamo il prezzo che deriva da queste disfunzioni politiche e culturali da più di 30 anni a questa parte. Negli anni 70 c'erano stati dei segnali della presenza mafiosa in Lombardia, ma di straordinaria chiarezza. Non vi cito soltanto gli arresti famosi, ormai storici, di Luciano Liggio, arrestato nel 1975 nel centro di Milano. Liggio aveva avviato la stagione dei sequestri di persona su Torino e Milano. I primi sequestrati, Torielli e Rossi di Montevideo, cittadini di Torino e Milano. Era il 75. Nel 79 fu ucciso lo Giambrosolo, sapete tutti, stava ricostruendo i movimenti, il patrimonio del banchiere Cindona. Non era mafia, si diceva, no, non c'era la mafia. Nel 77, io cito sempre questo esempio perché è clamoroso, nel 77, in un anno, tra Milano e Interland furono sequestrate 33 persone, sequestri a scopo di estorsione, che è un reato per gli addetti ai lavori non solo odioso e gravissimo, ma che richiede necessariamente delle macchine organizzative di professionisti. 33 sequestri di persone in un anno, nel 77. E era la palissiano, era evidente che c'era dietro questo fenomeno per forza una struttura criminale professionale e organizzata. Addirittura quando si scoprì che erano calabresi, era l'Andrangheta, la si preferì chiamare anziché mafia calabrese, anziché 'Ndrangheta, l'anonima calabrese, ecco, diventò l'anonima calabrese, perché proprio la parola mafia era fastidio, era una cosa che proprio non doveva essere pronunciata, era la Milano da vera, la Milano dell'espansione in quel periodo, era la Milano in cui toccare questi argomenti voleva dire essere dei disfattisti. La mafia sì, c'era in Italia, ma era un problema così, dei terroni. Stop. A Milano ci si vantava di avere anche una certa criminalità di bell'aspetto, quindi ce l'abbiamo anche noi i criminali. Valanzasca, Turatello, il Luciano Lutring, qui non lo conoscerete, denominato il solista del Mitra. C'era quasi la rivendicazione di una criminalità romantica, ma quella mafiosa no. Quella mafiosa no, non riguardava. E noi abbiamo assistito in quegli anni, ecco, abbiamo gli anni 80, è importante questo ripercorrere rapidamente questo percorso che ci fa capire quanti regali sono stati fatti. Anni 80 il boom, il vero business di tutte le mafie italiane, la droga. A Milano vediamo arrivare all'inizio degli anni 80 i primi fiumi di eroina, seguirà poi la cocaina, seguiranno poi le droghe sintetiche e quant'altro, e tocchiamo con mano, percepiamo questo arricchimento straordinario della mafia, che ovviamente si getta a capofitto, gestisce in prima persona il business della droga, e vediamo queste associazioni di spacciatori, di mafiosi che gestiscono il traffico della droga, che non a caso proprio in quegli anni la banda X, il gruppo Papalia, il gruppo Barbaro, sono nomi ormai storici, cioè, improvvisamente proprio in quegli anni ai loro cognomi di boss affiancano questi stessi cognomi in società, aziende, ditte, abbiamo la Papalia Costruzioni, Barbaro Costruzioni. In quegli anni, grazie ai flussi, miliardi, siamo all'epoca delle lire, di denaro che arrivano con la droga, ecco che c'è la prima espansione sul territorio, sul circuito economico, nell'edilizia, gli scavi, movimentazione terra, nel commercio in genere, concessionari, auto. Non c'è un settore dove questo eccesso di liquidità, ovviamente, della mafia non abbia sbocco. E si assiste, è tangibile, si vende cara la pelle, si lavora tantissimo, la magistrati, polizia, forze dell'ordine, tutte, uno sforzo straordinario di contrasto. Ma con un'opinione, diciamo, politica, un'opinione sociale, un'opinione pubblica che non ti appoggia, non è facile avere uomini e mezzi, perché questo è il problema, come sempre.
avere delle disponibilità adeguate a contrastare il fenomeno. Abbiamo visto questo fenomeno crescere fino ad arrivare al periodo terribile. È terribile dover ricordare ancora oggi, ancora una volta, che in Italia siamo stati capaci di reagire fortemente, efficacemente contro la mafia, soltanto quando la mafia è diventata talmente forte, arrogante e invisibile che è uscita con un attacco diretto alle istituzioni. Parlo degli anni 92, 93, quando la mafia ha cominciato a usare il tritolo, sapete tutti, le stragi siciliane, D'Amelio, Capaci, le stragi di Via Palestro da Milano, a Firenze, via dei Giorgofri, a Roma, la Basilica di San Giovanni. La mafia esce allo scoperto ormai, attacca allo Stato, cerca di ricattarlo, sapete adesso ci sono anche dei processi in corso, quindi non sto certo di attaccare, ma ricordo che ci è voluto tutto quel sangue, ci è voluto tutto quel tritolo perché finalmente, finalmente, a questa mafia che c'è o non c'è, c'è soltanto al sud, al nord forse no, finalmente c'è stata una risposta forte, una risposta che non si poteva non reagire a quello scempio. Persone che saltavano in aria, letteralmente saltavano in aria solo per aver fatto il proprio dovere. Ma non solo magistrati, poliziotti, carabinieri, sapete tutti, giornalisti, uomini politici, sindacalisti, sacerdoti, si saltava in aria se si contrastava la mafia. Ed ecco che c'è stata quella che io chiamo sicuramente una stagione tragica, ma almeno possiamo dire che qualcosa è stato fatto, cioè, ci mancherebbe altro, cioè, dopo quei drammi che sono accaduti, e è partita quella che io chiamo la stagione della grande illusione. La grande illusione del dopo Falcone, dopo Borsellino, dopo Strage, perché finalmente questo Stato sonnecchiante, queste istituzioni distratte non hanno più potuto nascondersi di fronte all'evidenza del problema. E ecco che siamo stati dotati finalmente di strutture investigative, uomini, mezzi sicuramente adeguati. Io cito sempre, è un tristissimo bottino perché parlare di numero di persone arrestate non è cosa bellissima, è il mio lavoro. Noi a Milano fra il 93 e il 95, in due anni, abbiamo arrestato qualcosa come 2500 mafiosi o amici di mafiosi, 2500, alla faccia di chi sosteneva che la mafia non era un problema che interessava, 2500, molti dei quali sono ancora detenuti perché condannati all'ergastolo. Noi abbiamo vissuto quegli anni che sono stati preceduti anche a Milano, anche in Lombardia, da omicidi quotidiani. C'era, ecco, quindi questo clamore straordinario al quale finalmente la risposta è arrivata. E ripeto, è stata una grande illusione, perché eravamo convinti ormai di aver intrapreso, appoggiati dallo Stato, appoggiati dall'opinione pubblica, non dimentichiamoci, nel 92-93, quindi l'avvio di questa reazione, sono gli anni anche di Mani Pulite, sono gli anni di Mani Pulite, 92, 93, e non è un caso che finalmente noi avevamo le persone che venivano sotto il Palazzo di Giustizia a Milano, non era esaltante il tifo, cioè ci faceva piacere, ma i cittadini che vengono a fare il tifo per i magistrati, qualcosa non va, non c'è da, si deve, la giustizia è un bene minimo del paese, quindi assicurare giustizia non il consenso del cittadino che viene cioè, a fare il tifo, voi capite che qualcosa non funzionava. Ecco, quindi mafia e corruzione, in quel periodo hanno avuto finalmente la giusta evidenza e la giusta attività di contrasto. Quelli che sono rimasti ancora oggi, mafia e corruzione, sono i due cancri del nostro paese. E dicevo, la risposta c'è stata. Abbiamo scoperto città, comuni della nostra zona, completamente in mano ai mafiosi. Io cito sempre l'esempio della città di Lecco, città che conoscete tutti, città manzoniana, città bellissima, beh, era in mano, letteralmente in mano, l'economia del paese, pizzerie, ristoranti, alberghi, il turismo che sviluppa questa città, erano in mano al gruppo Corpo Trovato Flacchi, che con i miliardi incassati dalla droga stavano comprando la città, tutti sapevano, ma diciamo, la forza della denuncia, la forza del coraggio, questa non è che sia stata mai dimostrata da nessuno.
quel periodo. Ecco, dicevo, quindi c'è stata questo momento io entusiasmante, perché veramente si credeva che la strada ormai fosse quella giusta e che andando avanti così avremmo ottenuto la vittoria finale, quella che tanto si otterrà lo stesso. Abbiamo perso adesso molti anni, purtroppo, perché? Ma perché è successo quello che non ci aspettavamo. Mentre si andava avanti su questa strada, vediamo che improvvisamente cambia la strategia mafiosa. A Milano, voi pensate, dal 97 a oggi praticamente, pare siano, dati di cronaca, ci sono stati insieme 10 omicidi di odore mafioso, dal 97 a oggi, quando prima ce n'erano, dico, uno al giorno, ma quasi, fino al 92, 93. Quindi qualcuno potrebbe anche dire, beh, è stato fatto un bel lavoro, così pochi omicidi vuol dire che la situazione è abbastanza sotto controllo. Niente affatto, questa è semplicemente la conferma di quella che è la strategia che ormai da quegli anni la mafia ha assunto in Italia. La mafia ha capito che la politica del tritolo, la politica delle stragi, non poteva restare una politica che non avrebbe suscitato reazioni, ovviamente, e quindi ecco che ha scelto la politica del profilo basso, quella che qualcuno chiama il silenzio della mafia. Si è nascosta, ha capito che può fare tranquillamente i suoi affari come sta continuando a fare, senza far saltare in aria la gente, senza sparare in mezzo alla strada, perché questo chiaramente per forza di cose costringe l'istituzione a una reazione. Si è un po' nascosta, tant'è che oggi, si diceva anche prima, quando si parla di problema sicurezza, una parola che è molto utilizzata specie in campagna elettorale, beh, il problema sicurezza mai viene collegato alla mafia, mai viene collegato alla corruzione, ma proprio perché è qualcosa che si è un po' nascosto. Oggi quando si parla di sicurezza si parla dei zingari, i rom, gli extracomunitari, questi ci fanno preoccupare, sono un problema sicuramente, l'ha affrontato, questo non c'è dubbio, ma dire che quello che deve così preoccupare il cittadino italiano siano queste realtà e non la mafia e la corruzione è un autentico depistaggio. E quindi però, ecco, come dicevo prima, la grande illusione, cioè, abbiamo visto sgretolarsi giorno dopo giorno questa impalcatura investigativa che ci aveva portato a dei risultati importantissimi. Abbiamo avuto uomini dei gruppi specializzati antimafia che improvvisamente andavano a fare i pattuglioni la sera per contrastare la prostituzione. Sì, ok, è un fenomeno che richiede attenzione, sono tanti interessi illeciti dietro la prostituzione, ma perché mandare gli uomini nei reparti antimafia? Addirittura ricordo che alcune sere si entra in amicizia con poliziotti e carabinieri, quindi le cose vengono raccontate, eccetera, venivano mandati a fare i controlli dei videopoker, delle slot machine nei bar. Controllo che va fatto, ma non dalle forze antimafia. Ecco, no, per dire, c'è stata, si è caduti così nella trappola del profilo basso della mafia, questa mafia che sembra che non ci sia più, non ci sono stragi, non c'è sangue, non ci sono morti. Beh, forse la mafia si è un pochino calmata. E quindi ecco che abbiamo assistito anche alla diminuzione dei finanziamenti. Poliziotti e carabinieri, questo si sa ormai, che si anticipano i soldi della benzina delle macchine di tasca loro, perché non arrivano più i finanziamenti necessari. E noi abbiamo visto appunto a poco sgretolarsi, perdere quell'attenzione che c'era stata. Ripeto, è incredibile che ci siano volute le stragi per capire quanto fosse importante e grave il fenomeno. Oggi, per il fatto che non ci sono stragi, sembra quasi che il fenomeno non ci sia più o sia meno allarmante. È un errore tragico che pagheremo ancora per molto tempo, perché a questo silenzio, a questo profilo basso della mafia rischia di corrispondere, sta corrispondendo un profilo basso dell'istituzione, della nostra classe politica. Io quando leggo le cronache parlamentari tutti i giorni, ma mi pare che di mafia e corruzione non si parla molto, di intercettazioni telefoniche da ridurre, separare le carriere del pubblico ministero e dei giudici. I nostri politici sono molto presi da queste tematiche che, viva Dio, sì, hanno la loro importanza sicuramente, ma possibile che nell'agendina del politico, come si dice, mafia e corruzione non siano un pole position? Perché questo è l'effetto, diciamo, di un po' del nostro paese, di questa politica del grande fratello, cioè sembra che esista solo quello che si vede, quello che non si vede non c'è, o meglio far finta che non ci sia. E quindi ecco che siamo arrivati alle stagioni
delle ultime indagini, dove c'è stata una ripresa investigativa. Ma guardate, quando qualcuno si fa bello dei blitz, come si chiamano, delle indagini, degli arresti che vengono fatti dalle forze dell'ordine e dalla magistratura, come se questa fosse una, come dire, un riscontro dell'intervento, della spinta politica antimafia del nostro paese, è una disinformazione. Gli addetti ai lavori sanno perfettamente che queste indagini, queste operazioni di contrasto alla mafia sono soltanto il frutto del sacrificio di forze dell'ordine straordinarie che in questo paese sono assolutamente non riconosciute, non gratificate minimamente per gli sforzi che fanno e per parte della magistratura che veramente mette anima e corpo. Quindi non c'è da assumersi meriti da parte di chi invece ancora non partecipa come dovrebbe, con una spinta politica e una spinta finanziaria, una spinta culturale seria al contrasto della mafia. Ecco, quindi noi, Milano si trova oggi a fare indagini e arrestare a luglio del 2010 180 persone. Torino anche poco tempo fa ha fatto blitz con 140 persone arrestate, Brescia pure 150, cioè dico quasi provocatoriamente queste cifre per dire che qui si va avanti a carrettata. Cioè, ogni indagine che in certi settori di criminalità organizzata individua immediatamente centinaia di appartenenti alla mafia in tutta l'Italia del Nord, per dire quanto si è lasciata diffondere, quanto si è sviluppata questa presenza mafiosa più al Nord. Che fare? Perché se lamentarsi soltanto è abbastanza facile, è ovvio, è il minimo, ecco, cioè, siamo qui a reclamare più che altro. Beh, adesso appunto si potrebbe andare avanti molto ma molto a lungo. Certo, sapere di far parte di un paese che ha questo problema della mafia primario, della corruzione, anch'esso primario, e che nel 2009, non so se poi siano state rinnovate queste indagini statistiche, ma ho fatto di cronaca, ho fatto noto, ho fatto istituzionale, il Ministero della Giustizia nel 2009 ha voluto verificare l'Italia che ha la mafia in casa, l'Italia che ha la corruzione, l'Italia che ha tutti i problemi, che ha questa diffusione di illegalità che tutti conosciamo, ha voluto verificare i tempi di durata dei nostri processi, vedere quanto durano sia i processi penali che i processi civili, raffrontandoli con tutti i paesi del mondo, ma tutti. L'Italia, che ha questi problemini in casa, è arrivata al 156esimo posto. Noi ce la battiamo con Gabon, Djibouti e Togo. Questi sono i nostri antagonisti in questa drammatico riscontro. Ecco, noi rispondiamo così, rispondiamo con questa inefficienza assoluta che noi magistrati da anni reclamiamo. Abbiamo addirittura scioperato nel 2007, ma non per rivendicazioni economiche o salariali, per protestare sul fatto che non siamo in grado di assicurare giustizia. Con questi mezzi, con questi strumenti che abbiamo, non c'è possibilità. E a parte questo, rendersi conto, ancora altro punto ovvio, ma non dimentichiamolo mai, il contrasto alla mafia, il contrasto al crimine organizzato in genere, è un problema di tutti, non è un problema di magistrati e di forze dell'ordine. E questo va tenuto sempre presente. Non c'è solo l'articolo 4,2 della Costituzione che stabilisce che proprio sia un dovere per il cittadino partecipare allo sviluppo materiale e spirituale. Quindi, ma è un dato di fatto, è una constatazione ovvia. Il problema mafia è talmente sviluppato e diffuso sul territorio che se non si avrà la partecipazione di tutti quanti, ciascuno per la propria parte, ciascuno per il proprio ambito di lavoro, la propria famiglia, la propria scuola, il proprio luogo di lavoro, a contrastare questo fenomeno e a recuperare quello che io chiamo il gusto della legalità. Ecco, io credo che veramente la vera carta vincente sarà quando riusciremo a mettere in campo, a mettere in pista una vera rivoluzione culturale, perché a questo oggi dobbiamo augurarci. Siamo arrivati a un punto di tale degrado, non solo come diffusione dell'illegalità,
ma degrado di valori, di senso civico, di principi etici, morali, eccetera, che credo che occorra veramente una spinta culturale. E per questo che noi magistrati, ma tanti altri esponenti anche delle forze dell'ordine, spesso andiamo a parlare nelle scuole, perché siamo convinti che sia ora veramente di ricominciare da capo, di recuperare quei valori della legalità, del senso civico, che quella partecipazione, quella conoscenza del fenomeno. Non dimentichiamoci che il mafioso adora chi si fa i fatti suoi, adora il silenzio, quindi è per questo che è importante parlarne. E quindi, per concludere, io direi che Milano sta vendendo cara la pelle, come tutte le realtà italiane dove ci sono queste presenze, ecco, ci sono forze dell'ordine in campo, ma forze sociali, come dimostra questo incontro. Questo è importantissimo, questo è un momento di consapevolezza di quanto questi problemi non siano soltanto di chi è pagato dallo Stato per contrastare la mafia. La vostra presenza certifica e riscontra una grande sensibilità sociale, problema di tutti quanti. Dicevo, quindi è una battaglia che si vincerà, questo è ovvio. La società civile non potrà certo permettere che la mafia o i settori corrotti dello Stato possano avere il sopravvento. Certo ci stiamo complicando la vita, certo no, non abbiamo le strutture adeguate e non abbiamo le strutture culturali, e lasciatemelo dire, non abbiamo i modelli culturali che un paese come il nostro, di cui ha bisogno purtroppo. Abbiamo bisogno anche di modelli oggi. Ecco, direi quindi Milano sta reagendo, cioè reagisce da tutte le parti. Milano ha fatto troppi regali alla mafia, ancora gli ultimi sindaci milanesi o prefetti reclamavano la non presenza della mafia in Milano, come per dire, non vi preoccupate, qui non c'è questa realtà, smentita immediatamente da dei risultati, delle indagini che sono state fatte. E io direi che questi regali che sono stati fatti per tanti anni non ce li possiamo più permettere ormai. Grazie.